Ho costruito pure le ali. Guarda che noi ci aspettiamo un sacco di cose da voi, eh! Poi dopo ho attaccato le rotelle con il bastoncino. Voi sarete i futuri ingegneri robotici italiani. Un po' credevo che era questo e mi sono sbagliata, dovevo mettere quelli al centro. L'ho capito solo perché cadevano con i buchi. Una delle difficoltà che loro hanno è proprio quella di lavorare in gruppo e quella di sentirsi parte di un gruppo. Quindi sicuramente questo aspetto di condivisione, di peer education, le aiuterà ad avere un ruolo all'interno di un gruppo che non riescono ad avere nell'ambito delle altre materie perché è lì che hanno le loro difficoltà. Che per un bambino del 2012 sia molto importante affrontare non solo i problemi matematici che noi gli facciamo scrivere sul quaderno di matematica, ma risolvere problemi matematici e logici concretamente in altri, sotto, diciamo, un aspetto, un contesto diverso come può essere la ruota. La socializzazione pure sarà importante perché consentirà loro di poter scambiare con i propri compagni delle informazioni di tipo tecnico che sono meno mediate dalle emozioni rispetto a quanto avviene per esempio nel gioco e quindi questo consentirà loro di essere accettati maggiormente. È una caratteristica proprio dei bambini con tratti autistici l'attitudine per la tecnologia, quindi probabilmente lui ha anche una comprensione di tipo tecnologico più immediata rispetto agli altri bambini e quindi qui è lui che potrebbe diventare trainante come parte del gruppo. Io credo comunque sia che l'utilizzo proprio del lavoro cooperativo sia molto importante, soprattutto per i bambini con delle disabilità, bambini diversamente abili, laddove riescono ad apprendere proprio guardando il compagno. Una frase che mi è rimasta in mente durante il mio percorso di studio è che il bambino disabile, quando il bambino non può partecipare ad un compito, non può svolgere un compito, comunque partecipa alla cultura del compito e quindi comunque anche soltanto tramite l'osservazione ha già aggiunto qualcosa a quelle che sono le sue conoscenze e quindi ha raggiunto un obiettivo. E dobbiamo ringraziare gli uomini della robotica che ci hanno offerto questa opportunità.